16 live speciale scuola, un documento per i candidati sindaco. Abbiamo in collegamento, oltre Daniela Crimi, dirigente scolastico, e il professor Francesco Tulone, ricercatore dell'Università di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco per Azione Più Europa. Ben trovato, grazie per essere con noi intanto. Grazie a voi. Allora, abbiamo già incontrato altri candidati a sindaco in passato in questa rubrica che noi dedichiamo alla scuola, ma a proposito di questo documento che è stato stilato, ripetiamo, da un folto numero di dirigenti scolastici, professori, genitori, cioè tutto il comparto scolastico ha realizzato questo documento che faccio presentare in breve e partiamo subito con quelle che potrebbero essere intanto le iniziative da intraprendere. Daniela Crimi. Sì, Fabrizio, ben trovato. Grazie tante. Grazie tante. Allora, abbiamo, diciamo, messo nero su bianco alcune criticità del mondo della scuola che dovrebbero essere affrontate dai candidati sindaci, diciamo, ora in fase progettuale e poi in fase operativa nel momento in cui si insedieranno, e riguardano il mondo scuola. Li elenco così, diciamo, velocemente, ma ne abbiamo parlato in modo approfondito. Mi piacerebbe sapere la tua opinione su ognuno di questi aspetti. Abbiamo parlato di sicurezza e di messa a norma degli edifici scolastici che diciamo sono abbastanza fatiscenti. Quando si parla di edifici scolastici si parla certamente anche degli asili nido, quindi dal settore 06 fino alle scuole primarie, quindi materne ed elementari, ma anche secondarie di primo grado, tutto quello che diciamo pertiene alla di pertinenza della proprietà comunale, che edifici che vanno messi a norma perché sono vecchi, vetusti, si devono, diciamo, assolutamente non solo mettere a norma, ma si devono rendere belli, perché la bellezza Professoressa Crimi, non abbiamo tanto tempo, quindi tanto tempo. Visto che abbiamo il candidato, dobbiamo limitarci a chiedere lui, come abbiamo fatto per gli altri candidati, che soluzione c'è per l'emergenza scolastica? È così, perché se no non ce la facciamo tutti. Allora, punti. Un altro aspetto è quello che... No, fermiamoci, facciamone uno per volta, perché così sentiamo subito la soluzione e vediamo di riuscire. Intanto vorrei dire una cosa, non si tratta di emergenza, si tratta di un'assenza di manutenzione ordinaria. Noi ci ritroviamo in emergenza perché quello che è mancato è l'ordinario, e l'ordinario è mancato all'interno dei capitoli di bilancio del Comune di Palermo, ente oggi in dissesto economico-finanziario funzionale. E le somme della manutenzione ordinaria in realtà avrebbero consentito alle nostre scuole, a quelle già esistenti, di non essere così pericolanti con la caduta dei monaci calcinacci come sono, perché avremmo potuto realizzare alcuni semplici interventi. Faccio un esempio che sicuramente i dirigenti scolastici conoscono: quando tu non sostituisci una guaina impermeabilizzante in un tetto di una scuola, che è un intervento di poche centinaia di euro, non fai altro che ammalorare strutturalmente il tetto di un edificio che poi ti crolla, che poi ti crea delle infiltrazioni, e per cui la mancata sostituzione di 300 euro di guaina ti provoca un danno strutturale di decine di migliaia di euro che poi dovrai recuperare con interventi successivi. Andiamo alla buona notizia. La buona notizia è che esiste una task force del governo nazionale che è stata istituita proprio per le somme sulla sicurezza scolastica, alla quale noi possiamo attingere. E dico qualcosa in più, lo dico da ragazzo che è andato sin dalle scuole elementari in dei box che erano riadattati ad aule, quindi non erano degli edifici scolastici, e che poi nell'età del liceo si è trovato a frequentare il liceo in edifici riadibiti, ex conventi, ex strutture all'edilizia scolastica. Esiste un progetto per realizzare due poli scolastici nord e sud a Palermo, che si sono arenati in regione siciliana e al comune di Palermo, che dovrebbero essere già pertinenti e dovrebbero essere già efficaci, che dovrebbero consentire di chiudere e di smettere tutti quegli edifici che il comune ha d'affitto e che costano qualcosa come 4 milioni di euro l'anno. Quindi noi con queste somme, con questo progetto,
sbloccando e monitorando continuamente gli interventi, realizziamo questi due grandi poli scolastici. Abbiamo le somme con i progetti presentati e tanti soldi presentati proprio tramite il PNRR, ma ci sono anche le somme sulla protezione civile, ci sono anche i PON sicurezza che si possono utilizzare, i progetti ci sono. Ma quello che è mancato è un monitoraggio sensibile del territorio, una progettazione adeguata. Questo però senza un piano ordinario di manutenzione, ritorniamo sempre al gatto che si morde la coda, se tu poi gli edifici non li manutieni, sei sempre lì, te ne dovrai occupare negli anni. L'ultima cosa che dico è che il Comune di Palermo ha visto presentato... Ferrandelli, ci interessa sapere lei cosa farebbe, perché cioè cosa può fare materialmente, perché se no di cose ne abbiamo sentite. Andrei a battere i pugni alla Regione, all'assessorato che è stato detenuto dall'assessore La Galla fino a pochi giorni fa, per capire perché questi due poli scolastici nord e sud sono ancora bloccati, seppur finanziati. E quindi questo ci consentirebbe di risparmiare 4 milioni che puoi riutilizzare sicuramente per il settore e per le manutenzioni. Ma manca il personale progettista, mancano le task force, lei ha detto governo, ma qua non c'è. Manca un sindaco e un'amministrazione che segue il progetto, perché l'edilizia scolastica del Comune di Palermo, con tutte le varie difficoltà, è comunque un ottimo settore che però, per assenza di risorse e quindi di monitoraggio dell'azione amministrativa, si è trovata con le mani legate. Un'altra cosa che puoi fare subito è sbloccare immediatamente il progetto di finanza che è stato progettato, che è stato presentato al Comune di Palermo ormai 2 anni fa e che prevede l'efficientamento di tutti gli edifici scolastici comunali a costo di regime di concessione. Cioè gli edifici vengono recuperati, restaurati ed efficientati dal privato che ha una concessione sul risparmio energetico per un tot d'anni con interventi che immediatamente vengono messi. Non è fantascienza, è un progetto presentato dalla RIKIP, fidatevi di chi come me vive ormai da anni ogni giorno in commissione bilancio del Comune di Palermo e che non è stato portato avanti per l'indolenza, l'incapacità, nonostante abbiamo dovuto aprire 2 commissioni d'inchiesta su questi mancati interventi. Professore Sacchirimi, lei professor Tulone può intervenire, naturalmente io do preferenza alla professoressa che ha coordinato questo documento, prego. Allora, un altro aspetto su cui si può fare moltissimo è quello della dispersione del contrasto alla povertà educativa. E qua entriamo nel campo proprio più pedagogico, cioè occorre istituire all'interno degli uffici comunali una task force di professionisti anche qui di settore, quindi parlo di psicologi, di pedagogisti, che possano coadiuvare e supportare gli uffici scolastici regionali e provinciali che già fanno egregiamente questo lavoro, ma non basta, per creare una cabina di regia e per aiutare le scuole nel contrasto alla povertà, e questo può essere fatto soltanto attraverso l'ausilio degli uffici anche dell'anagrafe del comune, perché occorre andare proprio a riprendersi con le unghie e con i denti porta a porta, ed è quello che facciamo noi scuole, gli alunni, che i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che non frequentano più la scuola, quelli che, come diceva correttamente il professore Tulone, né studiano né lavorano. Ora, questo fenomeno della dispersione scolastica va combattuto fin dagli primi anni. Ci sono bambini e bambine a Palermo che non frequentano gli asili nido, che non frequentano la scuola dell'infanzia, che purtroppo non è obbligatoria, ma che invece... Professoressa, la prego, sintetica. Allora, sentiamo proprio come si impegna, perché noi abbiamo detto ai candidati che si devono impegnare in prima persona, tanto noi registriamo e poi quando saranno sindaci glieli facciamo rivedere. Ferrandelli, dispersione scolastica. Io non ti vorrei deludere, Roberto, perché saranno sindaci, ne sarà sindaco soltanto uno, quindi questo impegno, diciamo... No, in questo momento non l'ho capito quanti saranno, però vabbè. Potrei verificarlo soltanto da un candidato. Ora, scherzo a parte, oltre che impegno, questo è un po' la mia storia. Il tema dell'infanzia negata a Palermo è il tema che mi vede in politica. Voi tutti ricordate che io, prima di essere consigliere comunale, sono stato il fondatore dell'asilo multietnico Ubuntu nel cuore di Ballarò.
Palermo riesce a rispondere soltanto il pubblico al 3% di domande di scuola dell'infanzia e di asilo nido. E quindi se tu non rientri, ogni 100 domande ne puoi esaudire 3, ci sono 97 bambini a rischio dispersione. È chiaro che su questo noi dobbiamo intervenire, intanto con le educatrici all'infanzia. Il Comune di Palermo le ha part time, è un grande numero, sta andando in pensione e non è stato sicuramente implementato, quindi noi vedremo andare in pensione personale e non subentrare, quindi c'è anche un tema di risorse umane oltre che logistiche. Poi se penso che la regione siciliana ha fatto perdere gli 82 milioni di euro di PNRR dedicati alla scuola d'infanzia senza presentare progetti, mi riferisco alla regione ma anche al Comune di Palermo, mi viene da gridare vendetta. Cosa possiamo fare da subito in integrazione a quello che diceva il dirigente poco fa, la dottoressa Crimi, che io stimo particolarmente? Non può essere lasciata tutta la sensibilità del Comune già anche nella programmazione, progettazione insieme al settore del sociale di una serie di interventi, perché io credo che la pubblica istruzione debba qui sì dialogare con le scuole del territorio ma anche con le attività sociali, perché c'è un tema anche di ripensare l'assistenza sociale in questa città, debba cominciare anche a programmare e progettare delle misure da finanziare capiente che può essere utilizzato con progetti dedicati. Sulla dispersione vorrei dire qualcosa in più ed è un pezzo del programma che mi impegno a realizzare una volta eletto, scritto fra l'altro sull'esperienza di voi dirigenti, e l'ho messa a fuoco con Domenico Di Fatta quando lui era reggente prima allo Zen e poi allo Sperone, che è il tema della scuola aperta al territorio. Non c'è soltanto un tema della presenza mattutina all'interno delle scuole. Io ritengo che le scuole vadano aperte al territorio il pomeriggio e per far questo possiamo coadiuvare i dirigenti scolastici tramite i PUC, che sono i piani di utilità comunali per i percettori del reddito di cittadinanza, così che quando il personale ATA o altro personale che è di ausilio all'apertura delle scuole chiaramente termina l'orario lavorativo, si può attingere da questo bacino per consentire di realizzare una serie di attività programmate dalle scuole, ma altre che vengono pensate dal territorio, con le associazioni, con le parrocchie, con le circoscrizioni, che insieme alla scuola devono diventare sistema scolastico per far sì che le scuole diventino i centri civici di quartiere, possibilmente aperti come fari 24 ore al giorno. E lì sì che combatti la povertà educativa, perché io so che voi dirigenti non soltanto fate uno sforzo enorme insieme ai vostri insegnanti la mattina, ma poi il vostro lavoro si perde nel pomeriggio e nella sera quando i ragazzi ritornano sul territorio e spesso non sono più seguiti. Immaginare una continuità educativa anche con attività collaterali, dalla musica al teatro, al cinema, allo sport, credo che sia il compito di una buona amministrazione che fa lì sì punto di riferimento in un territorio e da leva sociale. È finanziabile tutto quello che ha detto? È finanziabile? Cioè lei ha contezza di questa cosa? Eh? È finanziabile tramite le varie somme nazionali messe a disposizione delle scuole dal Fondo Sociale Europeo, e poi c'è una rete di volontariato, di professionalità che può essere messa sicuramente a disposizione. Io conosco decine di insegnanti andati in pensione anche molto giovani, perché ormai a 65-66 anni si è abbastanza freschi, che potrebbero restituire sul territorio in fascia pomeridiana anche attività di supporto. Non tutti vogliono scappare. È chiaro. Sentivo un attimo, vorrei fare... Ci sono le associazioni e andrebbe messo proprio in rete e ottimizzato il connubio bellissimo fra il pubblico e il privato e le associazioni, che devono essere chiaramente però coordinate da una cabina di regia, in modo tale che tutto venga, diciamo, ottimizzato e non lasciato al fai da te. E chiaramente con il supporto ai dirigenti e dirigenti scolastici, che poi rischiano di essere, invece che il punto di riferimento, il capro espiatorio di una serie di attività che poi vedono anche delle responsabilità personali, patrimoniali, amministrative. È vero, perché è chiaro. Anche un'ultima cosa volevo aggiungere, cioè oltre alla rete del privato sociale, secondo me c'è il grande patrimonio delle università. Ci sono centinaia di studenti
in pedagogia, in scienze della formazione, in psicologia. Ecco, mi faccia coinvolgere il professor Tulone che è all'università, vediamo se lui voleva intervenire poc'anzi. Professor Tulone. Sì, io volevo un attimo capire bene com'è la situazione, perché noi abbiamo avuto la disponibilità, abbiamo avuto il professore Lagalla, ospite nelle trasmissioni, e ci ha spiegato che i soldi ci sono, ma mancano i progetti, o manca la domanda del dirigente, che però è pieno di burocrazia e non può caricarsi anche questa domanda. Per cui lei dice sì, la regione è colpevole di non avere fatto PNRR, gli asili, i progetti per gli asili. L'ho capito, però se non possiamo scaricare sulla regione, sempre su qualcun altro, la responsabilità di non avere presentato il progetto. Bisogna capire un attimo che succede. Noi non abbiamo già perso un tot di fondi per gli asili, e questo è risaputo. Sappiamo anche, almeno dai giornali, che ci sono degli uffici che sono pieni di progetti che si devono fare poche persone. Quindi quello che abbiamo chiesto, di cui parlavo con la professoressa Crimi, è proprio quello di creare un ufficio progetti per la scuola. La chiamiamo task force, la chiamiamo ufficio per la scuola. Potenziare l'ufficio dell'edilizia scolastica, perché non è possibile che noi abbiamo il 3% di proposta e al nord il 20%. 5-6 volte di più per gli asili. È chiaro, quindi, non ci ripetiamo perché sennò bruciamo del tempo disponibile. Ferrandelli, okay. Replica. Sì, sì, io non volevo mica attaccare la sensibilità del professore, né attaccare l'ente regionale soltanto. Volevo capire dov'è il cortocircuito. Perché c'è credo che l'ente regionale, soprattutto in una regione come la nostra, che ha statuto speciale, debba invece fungere da ente di coordinamento lì dove ci sono i guasti. Quindi lì dove gli enti locali non reagiscono, secondo me la regione, essendo stato deputato regionale, dovrebbe, come ente sovrapposto nel principio di sussidiarietà, intervenire, non dico in maniera sostitutiva ma proattiva. Ma al di là della polemica, la cosa che io ritengo è che non soltanto non può essere potenziato l'ufficio dell'edilizia scolastica, perché il personale è quello che è, va chiesto un intervento aggiuntivo al governo nazionale, così come stiamo chiedendo, ascoltando anche la richiesta di alcuni dirigenti, provando ad ottenere all'interno delle scuole personale amministrativo dirigenziale, che è quello che va. Perché io comprendo che poi le scuole non riescono ad attivare i progetti, perché se ti ritrovi sostanzialmente col personale ATA che ti deve fungere da funzioni amministrative, tu non ce la fai. E se aspetti che questa a farlo sia il Comune di Palermo, non arriva l'input dalla scuola, il Comune di Palermo dorme e poi la Regione ha poco da fare. Quindi quello che io immagino è un sistema di cabina di regia condivisa e presente, che però riveda anche dal governo nazionale un ripensamento anche delle figure interne alla scuola. Se io chiedo alla dottoressa Crimi, sono convinto che lei mi dice forse io avrei bisogno di un dirigente amministrativo all'interno della mia scuola per tutta una serie di attività amministrative che io ad oggi non riesco a svolgere. Credo che l'impegno e l'energia della prossima amministrazione comunale, nonché del prossimo sindaco, che è un sindaco metropolitano e che può mettere anche in rete una serie di competenze che attengono alle scuole superiori, debba essere questo di tenere un tetto fra governo nazionale, governo regionale ed ente locale finale. Crimi, un'altra priorità per la scuola contenuta in questo documento? Per dovere di cronaca voglio dire che io ho una direttrice amministrativa, Anna, splendida, bravissima, che lavora tanto. Certamente quello che dice però Fabrizio è vero, il personale ATA dentro le scuole è assolutamente insufficiente e non riesce certo a dover ottemperare agli obblighi, diciamo, già numerosi e immensi della scuola, ma pure a quelli, diciamo, legati al comune e all'edilizia, sarebbe impossibile. Un problema, Fabrizio, che tu conosci molto bene perché sei una persona molto presente nel territorio, è quello degli atti di vandalismo nelle scuole e negli asili, che hanno devastato la nostra città, rovinando anche quel poco di bello che noi dirigenti, diciamo, e soprattutto gli studenti, perché in molti casi le scuole sono abbellite dagli studenti. Cosa pensi di poter, diciamo, fare per contenere il fenomeno delle incursioni notturne negli edifici scolastici e negli asili? Ma io credo che la risposta sia duplice, anche per onestà.
ci sono esperienze che ci insegnano che ci sono fenomeni da reprimere, e quindi io credo che sulla repressione bisogna agire con il modello della Smart City, cominciando ad attingere a tutte le somme che ci sono per la sicurezza e anche per le Smart City, così che la videosorveglianza, ad esempio, possa essere uno degli strumenti non solo per le scuole, ma io penso in generale in città, l'illuminazione, i pali intelligenti efficientati che poi garantiscono anche servizi di sicurezza al territorio possono dissuadere. Ci sono però delle realtà in cui spesso il raid è operato anche dagli stessi fruitori mattutini dell'istituzione scolastica, che nutrono un rapporto ambivalente nei riguardi della scuola, perché vederla aperta e sentirsi accolti la mattina e magari vederla chiusa il pomeriggio può far scaturire in alcuni territori, in alcuni luoghi, fra i ragazzi che sono gli stessi beneficiari di una scuola aperta, quel sentimento ambivalente che può portare anche ad atti di devastazione e di distruzione. Non so se vi è capitato, però a me in alcune esperienze mi è capitato di vedere che la vandalizzazione di alcuni cancelli o di alcune aule stava nel desiderio di non scavalcare più le barriere per utilizzare ad esempio le strutture interne sportive all'interno della scuola, o che ci fosse un sentimento di rabbia contro un'istituzione che vorresti sentire più vicine e aperte, che ti manca il pomeriggio e che quindi si trasforma in goliardia. Quindi io affronterei, secondo il doppio punto di vista, entrambe le cose. Credo che le scuole aperte il più possibile comunque nel territorio, quando c'è vita intorno ad una scuola, intorno a una struttura, intorno al luogo, aumenta anche la sicurezza sociale e anche la cura da parte della collettività, che sentendo quel bene proprio lo difende anche. È chiaro che sembra che si ritorni sempre sulla carenza di personale, anche in questo caso. Riapertura delle scuole vuol dire, anche nel pomeridiano, vuol dire il personale. Professor Tulone. Ma io, diciamo, voglio dire una cosa: quando andavo alle scuole primarie, che si chiamavano elementari, esisteva un personale che dormiva a scuola, cioè esisteva. Professor Tulone, non se la prende, però se noi partiamo col fare la storia, abbiamo pochi minuti, noi dobbiamo sapere quali sono le soluzioni che il candidato Ferrandelli, candidato sindaco, deve dare alle problematiche. Quindi per favore cercate di essere sintetici. Io non posso dormire in tutte le scuole, professore. Pensando che noi siamo passati chiaramente da quella situazione ai nuovi mezzi, che sono appunto le telecamere e altro, e purtroppo ancora non siamo riusciti a evitare il vandalismo. È vero, come dice il Fabrizio Ferrandelli, che il tenere le scuole aperte significa farle diventare un po' una seconda casa, e questa probabilmente significa essere più affezionato al luogo e qualcuno non vandalizzerà più. Però certamente bisogna mettere in rete tutta una serie di telecamere per garantire l'intervento immediato, perché entrano comunque. Non è che se ci sono le telecamere, poi c'è il vandalismo e vengono fatte le investigazioni per capire chi è stato. Bisogna riuscire a coglierle sul fatto. Quindi io chiedo al candidato: qual è concretamente uno strumento che lei vorrebbe proporre per evitare il vandalismo, l'atto del vandalismo, non per poi andare a recuperare chi è stato e chi non è stato? Guardi, io, per restituire anche un po' di verità al dibattito, mi rendo conto che il sindaco può mettere in campo delle misure a sostegno, ma che poi il tema della sicurezza è un tema che attiene all'ordine pubblico e quindi alla questura e alla prefettura. Non voglio creare qui l'illusione del sindaco sceriffo che può occuparsi a tutto spettro anche di cose che non gli competono. Di certo un sindaco può mettere in campo una serie di politiche e di interlocuzioni che possono, a regime e messe in rete, rispondere a bisogni collettivi. Io, per cultura, però, non mi nascondo, vorrei più iscrivermi alla parte di amministrazione che potenzia le potenzialità umane, e quindi spingere verso la scuola aperta al territorio il più possibile, lo direi con un'affermazione, le 24 ore, in maniera tale che quei luoghi vivi e luoghi di affezione possono diventare luoghi di patrimonio condiviso. Chiaramente la videosorveglianza, mi impegno a trovare le somme
fra le pieghe di tutte le risorse, ma anche sui PON sicurezza per poter dotare gli istituti, dopodiché le telecamere vanno viste dalle autorità giudiziarie, dalle autorità competenti. Vabbè, anche lì è una questione di un'altra task force specifica, bisognerebbe... No, più che task force è che ognuno faccia il proprio lavoro. Il sindaco può sicuramente mettere... Sono 30 anni, 40 anni che aspettiamo da quando il professor Tulone dormiva nelle scuole. Che non riuscita, se vuole io posso dormire in qualche scuola, ma non più di... La professoressa Crimi le sarebbe grato, Ferrandese. Io voglio scherzare, però dico c'è un tema che va affrontato anche in termini di ordine pubblico e sicurezza. Esiste un comitato adatto, lo dico a chi ci segue a casa, che è il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, lì dove ci sono episodi chiaramente più frequenti per attenzionare l'intervento stabile delle forze dell'ordine. La fragranza di reato è qualcosa che attiene alla polizia. È chiaro, mi faccia sentire ancora la Crimi con un'altra problematica. Un attimo soltanto. Allora, no, scusate, vorrei dire la mia, perché diciamo, se no rischiamo qua di banalizzare il problema. Qua non si tratta di chiedere a nessuno di dormire dentro le scuole, né al sindaco né tantomeno al dirigente. Ma sì, non si tratta neanche di trasformare, diciamo, l'ottica in un'ottica di essere sceriffi o di essere punitivi. Non è questo il discorso. Il discorso però è avere cura degli edifici e non fare passare l'idea, anche questa molto diseducativa, che entrare in una scuola a rubare e devastare non sia, diciamo, nulla. Qua non si tratta di punire. Noi nel nostro piccolo avevamo invece proposto una cosa molto agevole, molto facile e non troppo impegnativa, come documento, il famoso documento che abbiamo, diciamo, stilato, un'idea che non è né banale né diciamo è molto fattibile. Basterebbe istituire una cabina di regia in cui le immagini delle videocamere, che ormai sono presenti in tutte le scuole, vengano centralizzate, controllate dentro una sorta di security anche privata che il comune si potrebbe permettere di pagare, che segnali immediatamente l'intrusione alle forze dell'ordine. Così ognuno fa il proprio mestiere senza, diciamo, improvvisarsi e senza neanche banalizzarlo, perché qua non si tratta né di dormire dentro le scuole. Ferrandelli, si prende questo impegno, perché l'idea mi sembra validissima. No, perché se voi volete un sindaco che vi promette pane e brioche a tutti, non sono io. Io ho il dovere della chiarezza. Il Comune di Palermo è un ente in dissesto funzionale e in disequilibrio economico-finanziario, per cui io posso attingere alle somme esterne all'amministrazione, PNRR, fondi nazionali. Pensare di poter prendere io delle somme del capitolo di bilancio da destinare per metronotte o guardianie non è una cosa che io penso di poter fare, almeno non nei primi due anni. Sollecitare il prefetto affinché i dati delle telecamere centralizzate, corretta la proposta, questo può farlo SISPI, che è una società controllata del Comune di Palermo e può mettere in rete tutte le immagini, vengono attenzionato da chi è competente, cioè la Questura di Palermo. Questo è un impegno che io posso prendere. Abbiamo trovato una soluzione di mezzo che mi sembra buona comunque. Un ragionamento, noi all'università abbiamo già questo controllo di un ente pagato dall'università che fa il controllo orario di quello che succede nei nostri edifici, per cui non la vedo, ma la proposta è giusta. Quella di centralizzare e vedere anche con il privato, mettendo dei fondi. Purtroppo il sindaco deve anche dare delle priorità e la scuola ha bisogno di questi fondi. Capisco che sarà difficile, ma un sindaco che investe nella scuola è un sindaco che investe nella nuova cittadinanza. Dottore, io ho il dovere della chiarezza. La proposta è buona, io le dico che poter mettere in rete il sistema di videosorveglianza è una cosa che il sindaco può fare con l'azienda che le è propria, la SISPI, che si occupa di sistemi informativi. Dopodiché io devo prendere atto, ma perché conosco i conti del Comune di Palermo come le mie tasche, le dico che chiunque le dica oggi che potrà destinare un tot di euro per 640 edifici scolastici, io le dico che dubito che possa farlo, perché non abbiamo le risorse per garantire le spese ordinarie. In questo momento c'è un disequilibrio economico finanziario che non consente i pagamenti e le rette per i disabili, per i minori nelle comunità alloggio. Quindi io ho il dovere di raccontare la città che ci apprestiamo a governare e ho il dovere di prendere gli impegni
che penso di poter onorare. Professoressa Crimi, abbiamo un'ultima priorità, chiedo perdono Ferrandelli perché so che ha da un altro impegno, sì, quindi vorrei proprio chiudere con un'altra priorità, magari poi il documento voi lo consegnerete come avete fatto già con altri candidati anche a Ferrandelli. Prego professoressa. Sì, c'è il settore 06, che è il settore dei nidi e delle scuole dell'infanzia, che è proprio di pertinenza del comune di Palermo. È molto, diciamo, il settore in questo caso pubblico insufficiente rispetto a quella che è la domanda della città e delle famiglie. Come pensi di poter, diciamo, estendere a tutti i bambini, a tutte le bambine, a tutte le famiglie, perché non è un problema qua di donne, è un problema di famiglia, perché la cura dei figli è di entrambi, è della famiglia, non è delle donne. Come pensi di estendere a tutte le famiglie, non una di meno, nessun bambino, nessuna bambina esclusa, il diritto di poter diciamo usufruire gratuitamente del servizio degli asili nido? Sì, avevo iniziato un po' a rispondere con la precedente domanda su questo, parlando del lavoro delle educatrici all'infanzia che vanno in pensione e che non vengono sostituite. È chiaro che un impegno immediato sta nell'utilizzo delle somme del turnover, cioè delle somme dei pensionamenti per l'acquisizione di altro personale. Questa è una battaglia, ma purtroppo non è stata una cosa scontata in questa città. Le somme del personale che è andato in pensione, di tutto il personale comunale, non è stato utilizzato negli anni per le politiche del personale, fra cui anche le nuove assunzioni, ma è stato utilizzato per la copertura dei disequilibri di bilancio, cioè il comune utilizzava le somme delle spese del personale andate in crescente. Stiamo parlando ad esempio soltanto nel 2021, per dare una cifra a chi ci ascolta da casa, in una mole di 6.000 dipendenti di 21 milioni di euro, quindi non è che parliamo di poca roba. Questo, ha ragione, qua mi sento d'accordo con l'autorevole vostro ospite, è una questione di priorità e quindi questo sì, e mi sento assolutamente di rispondere con serietà alla sollecitazione giusta e intelligente del vostro ospite. È chiaro che per me questo è un settore prioritario rispetto ad altri, ad esempio nei servizi anagrafici, dove anche lì come macchina comunale sto registrando una serie di pensionamenti. Credo che le nuove tecnologie che smaterializzano il servizio e che ti danno l'opportunità di presentare con SPID, con PEC, e quindi sburocratizzando anche la presenza dello sportello, ti libera risorse, lì liberi risorse. Poi basta anche ad esempio una convenzione con la Federazione dei Tabaccai, come fa Milano piuttosto che Bologna o altre città, per cui i servizi anagrafici, cioè i certificati di residenza piuttosto che di nascita, te li danno al tabacchi con 30 centesimi in più rispetto al comune, liberi le file e li distribuisci nella città, liberi risorse, liberi energie e li destini invece in una politica di assunzione lì dove serve. La scuola sicuramente è la base della società e mi piace molto, da padre, è molto legato fra l'altro alla cura delle proprie figlie, e ricordare che il tema della cura attiene ad entrambi i genitori ed è un tema non demandabile ad una delle soltanto figure genitoriali. Quindi condivido assolutamente e vi ringrazio anzi del punto di vista che facciamo arrivare a casa, perché noi abbiamo bisogno anche di una crescita culturale della città affinché anche i palermitani cominciano ad innalzare il livello di consapevolezza non soltanto dei propri diritti ma anche dei doveri sociali che abbiamo nei confronti dei terzi. Va bene, ci dobbiamo fermare purtroppo perché il tempo è scaduto. Perché il tempo con voi vola. E lo so, però no, non mancherà occasione, perché i punti del documento che la professoressa Crimi ha coordinato, guardi che sono tantissimi, non abbiamo finito, ancora ce ne sono tanti altri, però magari faremo un altro incontro. La ringraziamo intanto per almeno essere stato coraggioso, scusi se uso il termine, insomma, per poter rispondere a questa categoria, la categoria della scuola. Alcuni invece ancora che noi invitiamo sempre, perché noi invitiamo tutti, che sia chiaro, non abbiamo distinzione, poi siamo anche in par condicio, per cui insomma noi invitiamo, lo facciamo ufficialmente, invitiamo tutti i candidati a venire a parlare di scuola. In questo caso abbiamo sentito, credo che sia doveroso, perché loro appartengono alla prima linea di una società che
che vuole cambiare, che vuole crescere. Quindi se qualcuno rinuncia, magari ritorna qualche altro candidato che dà la disponibilità, io sono pronto a tornare due volte. Bene, bene. Anche perché mi piace la dialettica e la... è il livello intellettuale che c'è in questo dibattito. Grazie, grazie a Fabrizio Ferrandelli, grazie alla professoressa Crimi e grazie al professor Tulone, come sempre utilissimi per accendere questi riflettori sulla priorità che è la scuola. Grazie, alla prossima, a risentirci. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Grazie.